abbiamo con il sindaco Attilio Quattignani, sindaco del comune di Monteporzio, facciamo una domanda: come mai questa iniziativa dell'amministrazione comunale? L'iniziativa nasce perché il nostro comune si trova in serie difficoltà, non in serie difficoltà con i suoi bilanci eccetera, si trova in serie difficoltà per quello che riguarda il sostegno sociale. Sappiamo bene tutti che abbiamo avuto difficoltà per quanto riguarda i trasferimenti della finanziaria, e tra l'altro sappiamo anche quali sono le nostre grandi difficoltà per quanto riguarda il settore nautico, che era quello che dava la maggior parte di lavoro. Per cui è successa una cosa di una gravità assoluta: molte famiglie sono passate da una situazione, diciamo così, quasi di prosperità ad avere praticamente nulla, neanche il mangiare. E queste persone che cosa fanno? Nel momento in cui manca da mangiare vanno in comune e il sindaco deve dare risposte. Le risposte che il sindaco dà sono quelle che vengono permesse da quello che è il bilancio. Ora il comune di Monteporzio ha messo in bilancio all'inizio 5.000 euro per il fondo di solidarietà, a cui poi sono stati aggiunti i soldi proventi derivanti dalle feste di San Martino fatte dall'Avus e una festa Ceneballo sotto le stelle fatta dall'amministrazione stessa. Comunque il fondo praticamente in questo momento si è esaurito. Per rimpinguarlo cosa fare? Abbiamo pensato una cosa, abbiamo pensato di fare Natale al cioccolato, e per fare questo Natale al cioccolato non è che abbiamo chiamato i maestri cioccolatieri di tutta Italia eccetera, abbiamo chiesto alle ditte produttrici di cioccolato se ci fornivano cioccolato a costo zero. Diverse hanno risposto positivamente e le dobbiamo ringraziare tantissimo, e con i proventi che eventualmente riusciremo a tirar fuori da questa festa potremo eventualmente fare passare delle feste, diciamo così, decenti e con un minimo di serenità a quelle famiglie che si trovano in gravi difficoltà. Noi abbiamo all'incirca 20 famiglie che si trovano in gravi difficoltà, alle quali in questo momento non siamo in grado di dare una risposta, non siamo in grado di dare il pacco viveri, e probabilmente con i proventi di questa festa riusciremo a darlo. Ringrazio innanzitutto tutti i cittadini che hanno partecipato, perché la partecipazione è stata buona, anche se il tempo non è stato dei migliori per la neve che ci ha fatto in questi giorni. Però la partecipazione dei cittadini e dei giovani che sono stati negli stand a servire e a vendere questi cioccolati, per noi sicuramente vuol dire che la solidarietà non te possa sentire. Cosa ti volevo dire? Ti volevo dire una cosa. Questo numero di famiglie è un effetto della crisi attuale o c'è sempre stato gente che è venuta a chiedere aiuto? Diciamo che probabilmente, per dire, una famiglia o due hanno problemi a volte per quanto riguarda non i beni di prima necessità, magari per quanto riguarda il concedersi qualcosa in più. Oggi come oggi invece abbiamo, proprio dovuto alla crisi, abbiamo famiglie che, come dicevo prima, avevano anche affrontato delle spese, qualcuno aveva preso il mutuo per comprarsi l'appartamento, e siccome il lavoro tirava praticamente hanno subito fatto qualche disegno, qualche programma. Purtroppo la crisi gli ha stroncato tutto, ma non è che gli ha stroncato l'appartamento o magari la macchina o roba del genere, purtroppo non hanno più i soldi per mangiare. E quindi noi cerchiamo di intervenire in questo senso. Tra l'altro, fin dall'inizio ci siamo prefissi una cosa: non andiamo a pagare bollette, non andiamo a dare dei soldi, noi portiamo solo dei pacchi viveri, anche perché troppe volte quando si va a fare un intervento su una famiglia, magari si danno dei soldi in moneta, magari al capo famiglia, che poi li potrebbe anche usare in un modo non troppo corretto, lasciando la famiglia nell'indigenza. Invece in questo caso noi riusciamo a fare questo.
però il tutto è frutto della crisi. Però, scusate, devo fare anche una denuncia più precisa, il tutto è frutto della crisi, ma è anche frutto del fatto che c'è purtroppo un governo che non dà più, con i tagli che ha fatto, un sostegno alle famiglie che si trovano in grosse difficoltà e quindi al sociale. Ti ringrazio Attilio, avevamo un po' sentore della crisi, pensavamo che comunque il comune di Monteporzio non venisse toccato in quanto diciamo 10 anni fa era un comune a piena occupazione, con l'arrivo della nautica sembrava che tutto esplodesse tutto, forse è stato anche l'arrivo di gente nuova, questa è una domanda ben precisa, l'arrivo di gente nuova dovuta al settore nautico che ha avuto una grande espansione negli ultimi anni, quindi gente venuta da fuori che ora si ritrova senza lavoro e quindi in crisi. Penso che sia appunto questo, la popolazione comunale, quanta entità c'è. Sì. Questo tu hai centrato proprio il problema. Il discorso è che Monteporzio dal 2004, quando noi siamo entrati con la nostra amministrazione, è passato da circa 2.380 abitanti a circa 2.800 abitanti. Quindi abbiamo avuto un aumento che è stato abbondantemente del 15-17%. Ed è chiaro che questo aumento, che cosa ha previsto, cosa ha portato? Ha portato tanta gente, anche dal sud, anche extracomunitari, che però ovviamente quando si sono insediati da noi, era proprio perché avevano trovato un mondo migliore e quindi, come ti dicevo, si erano anche imbarcati in questa impresa di costruire un futuro. Purtroppo la situazione è stata quella che è stata e purtroppo Monteporzio ha, come tanti paesi della Vallata, subito un danno gravissimo. Però se dobbiamo dire, effettivamente le famiglie che si trovano in grossa difficoltà, più che essere famiglie autoctone della nostra comunità di vecchia data, più che altro sono famiglie che sono arrivate dopo i cosiddetti, diciamo, della immigrazione, sia estera che quella che è stata dalla parte del sud, ed è chiaro che però anche loro oggi sono nostri residenti, nostri compaesani, e quindi ovviamente dobbiamo dare una risposta. È un qualcosa, poco sì, una piccola previsione per il 2011, a quello che avete sentore qua nel comune. So che è difficile, so che è, però avete in mano qualche elemento per dirci qualcosa in più? Non tanto, non abbiamo tanto in mano, abbiamo comunque una grande speranza, però fin dall'inizio, dal 2008, noi abbiamo detto c'è una crisi che morde, c'è una crisi che sta peggiorando. Qualcuno diceva il 2010 sarà l'anno della ripresa, io ho sempre detto che il 2010 sarà l'anno in cui le cose andranno ancora decisamente in discesa. Spero, e non voglio essere pessimista quindi in questo, che il 2011 possa farci vedere una piccola risalita, però c'è tanto da fare e noi comunque diamo il nostro contributo, stiamo cercando con qualche azienda, adesso aprirà probabilmente una nuova impresa, un'impresa che lavora nel settore della, diciamo così, di quello che possono essere grano, frumento, eccetera, e quindi magari un minimo di occupazione potrebbe darcela e qualcosa in più si vedrà. Sembra che la vecchia Itama stia ripartendo con un nuovo nome e quindi allora diciamo speriamo bene, noi comunque cercheremo di essere vicino sempre alla gente che ha bisogno di noi. Questo barlume di speranza che il sindaco ci ha proposto ora, vi salutiamo, il sindaco Attilio Patrignani, qui da Teleschiante è tutto, alla prossima.